Tutti i figli di Campanaro con Giovanni Mafrici. C'è blocchi e riceve Fabi, blocco di Guariglia. Fabi prova il tiro da difficilissimo in faccia all'avversario. E Campanaro, non si dimentica mai. Torniamo in diretta e do il buongiorno al nostro ospite radiofonico Marco Di Gennaro in collegamento da Lamezia. Buongiorno Marco. Buongiorno Giovanni. Allora, innanzitutto, tutta questa pausa tra ferie pasquali, avete staccato la spina per un po'? Sì, diciamo che Leo ci ha dato qualche giorno di riposo dopo la vittoria in finale in gara 2 con la Vis per ricaricare diciamo le pile, e ora siamo di nuovo sul pezzo per preparare la partita. Sì, anche perché sabato alle ore 18 si gioca una gara attesissima e siamo tutti un po' curiosi di capire quanto è forte il prossimo avversario del Lamezia, questa Liomatic Perugia. Cosa conosci del prossimo avversario? Allora, nel prossimo avversario conosciamo che sono, diciamo, hanno una buona batteria di esterni e avendo soltanto un lungo di ruolo. E quindi diciamo dovremmo fare molta attenzione sul perimetro. Loro hanno soprattutto un giocatore, diciamo, prima punta rispetto a tutti gli altri. Marsili, no? Marsili, sì. Sì, sì, sì. E poi hanno dei playmaker che mettono una buona pressione sulla palla, diciamo che spingono tutti quanti il contropiede, non hanno proprio uno di ruolo che lo fa, e hanno un altro esterno, Sant'Antonio, che gli dà molto equilibrio alla squadra, è anche lui un buon giocatore. Diciamo che sono una squadra, diciamo, simile alla nostra sotto il punto di vista di esterni, diciamo. Sì, 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 anche perché la mette sotto canestro, insomma, ha tanti ragazzi super volenterosi, non ha sicuramente il centro dominante, ma tanti ragazzi che fanno molto bene, ma sono tutte leali, insomma, da Animo Fra Giacomo, passando per Franco Gaetano, e tutti a rimbalzo e si spinge. Sì, diciamo che infatti stiamo lavorando molto sul rimbalzo offensivo, sul rimbalzo difensivo, perché come hai detto tu, anche noi non abbiamo un lungo di ruolo, siamo tutti ali che, diciamo, ci impegniamo a fare i lunghi. Però diciamo che sarà sicuramente una bella battaglia con due squadre che si affronteranno a viso aperto e niente. Sì, sì, ne parlavo ieri con un dirigente di Canzaro, Salvatore Procopio, che additava Lamezia come la città rivelazione di questa Calabria del basket, anche perché portare più di 1000 persone al palazzetto non è un dato da poco. Che aria si respira da quelle parti? Allora, che io sappia, ci sono già organizzati due pullman per seguirci a Salerno. Uno l'hai pagato tu, mi hanno detto. E si hanno, diciamo, notizie di un terzo pullman. Quindi, diciamo, anche noi, parlando tra di noi, ci siamo messi d'accordo sul contribuire questa lunga trasferta, e costosa soprattutto, visto che comunque loro ci hanno seguiti tutta quanta la stagione in casa, in trasferta, quindi mi sembra, diciamo, giusto contribuire ora che viene il bello del campionato. È una cosa bellissima. Personalmente, da chi è nata l'iniziativa e poi seguita dal collettivo? Chi è stato il promotore unico di questa iniziativa? Se c'è stato. Allora, cosa? Se c'è stato, ovviamente. Sì, no, diciamo che l'idea è venuta da Gennaro Rubino, che comunque veterano della squadra, gli è venuta in mente questa idea, che sicuramente noi a primo impatto abbiamo subito accettato, perché come ho già detto prima mi sembra giusto ringraziarli in questo modo. Sì, assolutamente. Tornando al girone calabrese, sembra passata una vita, sembra passata un'eternità, battute prima Val Gallico e poi Vissi Reggio Calabria, un campionato molto molto avvincente. Qual è il ricordo, in breve, il frame che porterai sempre con te di questa serie di finale? Diciamo che per me, diciamo, il momento che ho vissuto di più con maggior, diciamo, con maggior ansia e, diciamo, voglia di giocare è stata la gara 3 con Val Gallico, perché comunque venivamo da una sconfitta e venivamo comunque da una gara, diciamo, ben giocata, ma comunque loro avevano avuto la meglio, quindi da una parte c'era la paura di uscire, da una parte la voglia di riscattarci per gara 2, e diciamo per me è stato quello.
Sì, punto là. Sì, anche perché gara 2 è stata una bellissima partita per il Valgalli, un po' meno per il Lamezia, forse la pagina più preoccupante di questa stagione, poi vissuta sempre sulla cresta dell'onda, sempre molto molto bene. E come sta il gruppo? Acciacchi, infortuni, state tutti bene? Sì, stiamo tutti bene, ovviamente come tutti quanti i campionati e come tutte le squadre arrivando a questo punto siamo tutti ovviamente un po' stanchi, reduci da tutto un campionato, ma come siamo stanchi noi, come abbiamo sempre detto, sono stanchi pure loro, quindi pensiamo alla partita e non pensiamo, diciamo, a tutte queste cose che vengono, diciamo, in secondo piano. Sì, sì, sono cose, insomma, che possono diventare importanti, ma speriamo non lo diventino mai, anche perché la fase subito dopo lo spareggio diventa molto molto competitiva, bisognerà vincere a Salerno contro Perugia e poi concentramento, un po' come fece la Vis l'anno scorso, tante sì, poi squadre, se non sbaglio si comincia anche subito, sì, senza una pausa, quindi esattamente, si comincia subito, è una fase molto molto complicata, innanzitutto ovviamente penso che la testa di tutti voi è per lo spareggio contro Perugia, quello che viene dopo strada facendo si vedrà. Sì, sì, sicuramente, no, noi pensiamo gara per gara, ora prepariamo, stiamo preparando questa partita al meglio e diciamo non vediamo l'ora di giocarla questa partita. Assolutamente. E un piccolo bilancio della tua prima esperienza nel basket di Calabria, com'è andata finora? È andata, diciamo, sicuramente bene, sia a livello sportivo che a livello, diciamo, umano sto veramente bene, come ti ho già detto in un'intervista passata. E a livello di persone mi trovo bene con dirigenti, compagni di squadra, è stato veramente un bell'anno e spero che comunque non finisca qua e diciamo si prolungherà fino a giugno. A livello di squadra ovviamente benissimo, visto che stiamo a questo punto del campionato, e a livello personale ho avuto delle difficoltà sicuramente in questo campionato dovuto, diciamo, al mio anno di stop l'anno scorso, visto che sono stato operato 2 volte alle anche. Sì, sì, sì. Però diciamo che mi sto riprendendo piano piano e diciamo i risultati stanno arrivando. E allora Marco, in bocca al lupo per questa super sfida contro la Leomatic Perugia e speriamo di sentirci prestissimo per altri appuntamenti. Questo è il mio auspicio e il mio in bocca al lupo. Va bene, grazie mille, crepi il lupo. A prestissimo. Era grazie, Marco Di Gennaro, esterno della Lamezia Basketball. Tutti figli di Campanaro con Giovanni Mafrici. Esce i blocchi e riceve Fabi, blocco di Guariglia. Fabi, prova il tiro da 3 difficilissimo, in faccia all'avversario. Campanaro, non si udì niente, mai.